Un trentenne originario del Marocco, in evidente stato di ubriachezza, è stato sorpreso dai carabinieri del nucleo radiomobile nelle pertinenze della stazione ferroviaria di Faenza, in possesso di tre biciclette evidentemente rubate, che aveva portato sulla banchina dei binari in attesa del primo treno disponibile sul quale caricarle. Lo stesso, pur essendo regolare in Italia, non aveva al seguito i documenti di identità e tantomeno il permesso di soggiorno. La segnalazione al 112 è giunta alle 6 circa di ieri mattina da parte di alcuni passanti che avevano segnalato un extracomunitario che stava facendo la spola fra il piazzale antistante alla stazione ferroviaria dove ci sono le rastrelliere per le biciclette e la banchina del binario numero 3, dove era prossimo l'arrivo del treno diretto a Bologna. L'equipaggio del nucleo operativo radiomobile, giunto sul posto in brevissimo tempo dalla segnalazione telefonica, ha sorpreso la persona segnalata proprio mentre stava spingendo una bicicletta da donna marcata Vicini. Appena fermato, l'individuo ha manifestato chiari sintomi di ubriachezza e, dalla richiesta di esibire i documenti, ha riferito di averli dimenticati a casa, senza precisare tuttavia né la sua provenienza, tantomeno il suo indirizzo. Anche riguardo la bicicletta, la sua versione è risultata fumosa, in quanto a suo dire gli era stata data in prestito da un conoscente abitante a Lugo, di cui tuttavia non ha saputo fornire alcuna indicazione. Appurato che l'abbigliamento indossato dall'extracomunitario risultava perfettamente corrispondente a quello che i testimoni avevano descritto al 112, i militari dell'arma hanno raggiunto la banchina del binario numero 3, ove effettivamente hanno rinvenuto altre due biciclette, una da uomo e la seconda da donna, fra l'altro provvista di lucchetto, anche se lasciate lì da due amici. Anche riguardo quelle due biciclette, l'extracomunitario ha fornito delle spiegazioni inverosimili, dichiarando che erano state lasciate lì da due suoi amici, di cui, anche in questo caso, non sapeva fornire alcuna indicazione. I carabinieri, non avendo alcun dubbio riguardo l'illecita provenienza di quelle tre biciclette che sicuramente l'extracomunitario aveva prima rubato e poi portato in prossimità dei binari per caricarle sul primo treno utile per dileguarsi, provvedevano a sequestrarle portandole in caserma insieme al fermato. Sottoposta a rilievi fotografici e dattiloscopici, si riusciva a risalire alle esatte generalità dell'extracomunitario, che risultava essere un trentenne originario del Marocco senza fissa dimora, noto alle cronache in quanto nel mese di luglio scorso era stato denunciato a Sollarolo, sempre dai carabinieri, poiché era stato sorpreso dal proprietario all'interno di un'abitazione che aveva occupato abusivamente insieme ad altri due connazionali. Dopodiché, per ripicca, i tre avevano gravemente danneggiato gli ambienti prima di dileguarsi. Fra l'altro, nel suo curriculum anche una condanna per rapina aggravata commessa insieme al fratello a Faenza nel 2010, insieme ad altri arresti per resistenza a pubblico ufficiale e non a caso ricettazione di biciclette rubate. La vicenda accertata dai carabinieri quest'oggi gli è stata contestata. Un'altra denuncia in stato di libertà per ricettazione, che si ricorda è più grave del furto, in quanto prevede la reclusione da 2 a 8 anni, invece per un furto la pena prevista va da 1 a 6 anni. Inoltre è stato denunciato per la violazione delle norme in materia di immigrazione, non avendo al seguito i documenti di soggiorno, nonché gli è stata contestata la sanzione amministrativa per ubriachezza. Le biciclette sequestrate si trovano in custodia presso la caserma in via Giuliano da Maiano, sede della Compagnia dei Carabinieri di Faenza, in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari.